Buongiorno, benvenuto alla conferenza sul campo di arma, si prega non giornalisti di usare il microfono, grazie. Mattia Fontana, lo sport, mi sa, il Bologna viene da un'ottima prestazione contro il Napoli e soprattutto è una formazione che contro il Napoli, almeno anzi, vorrei come allenatore Fiori che contro il Napoli negli ultimi anni ha ottenuto degli ottimi risultati, pensando che il Napoli giochi in un certo modo, può essere un modo molto simile a quello del Parma. Del suo primo Parma, gli viene qualche riflessione da fare? Ha pensato a qualcosa di particolare? No, nulla di particolare, se non è quello di aver così constatato che il Bologna ovviamente ha fatto una buona gara, questo dimostra che è una squadra in salute, che non sarà una partita semplice, ma Bologna viene da una buona prestazione, noi veniamo da una buona prestazione, quindi ci portiamo le nostre carte alla pari. È chiaro che la cosa che ha palesato il Bologna la settimana scorsa è quella di una squadra tonica, una squadra in salute dal punto di vista fisico, quindi dovremmo aspettarci una partita veramente da questo punto di vista molto di livello sicuramente importante, quindi dovremmo controbattere quantomeno quel tipo di atteggiamento e poi mettere in campo quelle che sono le nostre risorse tecniche, che sicuramente non sono da meno di quelle del Bologna. Settimana è arrivato Jonathan, come lo valuta? Può essere già della gara con lo spezzone o No, Jonathan ha necessità di trovare una condizione fisica che sia indubbiamente ottimale, quindi non è ancora, direi, a disposizione da questo punto di vista. E adesso ci sarà un problema che dovrà seguire dal punto di vista fisico, domani starà ad allenarsi e per riuscire a migliorarlo ulteriormente, quindi faccio conto di poterlo avere già dalla settimana prossima, però insomma c'è un programma da seguire. poi Parma non segna fuori casa da 240 minuti all'incirca. Il fatto di aver cambiato modulo delle tre punte può essere, non so, motivo di che può risolvere questo problema nella sua carta. Mi auguro di sì, abbastanza pacifico. Non sono uno che sta a guardare queste statistiche, io guardo quello che posso fare da 10 giorni a questa parte, quindi questo è il mio metodo di valutazione in funzione di quello che i ragazzi giornalmente riescono a darmi, alle risposte che mi danno. Se il Parma sono, non so, due o tre partite, quante partite sono che non segna fuori casa, è un dato di fatto che però insomma secondo me ha una rilevanza relativa. È chiaro che bisogna avere un atteggiamento che sia indubbiamente diverso perché bisogna essere più convinti, più sicuri, più determinati e questo poi ti porta a creare occasioni e quindi poterne anche trasformare. Però insomma quello che è stato il discorso passato lo lascerei lì nel passato e guardiamo avanti. Hai respirato in questi giorni un po' l'aria, non so, del derby, all'interno dello spogliatoio. Lo scorso anno finì con 2-0-0, con qualche fischio a Dall'Ara, insomma, Parma si era salvato lo spareggio, una partita un po' particolare. I derby sono sempre partite che hanno un po' una storia particolare, quindi credo che tutti ci tengano a fare bene, a fare una buona gara e a fare il risultato. Questo deve essere pacifico e soprattutto ci teniamo a fare una buona gara. Sappiamo che il risultato passa assolutamente attraverso un certo tipo di prestazione. Quindi noi cerchiamo di crearci le possibilità affinché la prestazione possa essere di un certo tipo, quindi di livello. Poi vediamo quelle che saranno le opportunità anche che si potranno concretizzare e quindi poi trasformare, però è imprescindibile il tipo di prestazione che è figlia di un atteggiamento che deve essere ovviamente estremamente positivo. In settimana ho visto che ha lavorato molto sull'atteggiamento della squadra quando viene, diciamo, attaccata. Quando gli esterni si abbassano troppo, il centrocampo si scopre un po' e può diventare un problema. Ha pensato a qualche soluzione oppure mantenere lo stesso sistema di gioco, semplicemente
dando tra virgolette più fiducia mentale a chi interpreta questo sistema? No, io credo che tutto passi attraverso un atteggiamento che deve essere non rinunciatario, ma un atteggiamento sempre costruttivo, un atteggiamento che propone qualcosa. Quindi io voglio che la squadra soprattutto abbia questa coscienza e questa volontà di muoversi, di dare sempre proposte al compagno, perché poi alla fine i moduli tattici sono importanti, ma se non c'è un certo tipo di atteggiamento dal punto di vista della dinamicità, poi diventano inutili in tutti i modi. Quindi questo deve essere indubbiamente un tipo di ragionamento che io voglio e che voglio cercare di trasmettere ai ragazzi. Quindi cercare di essere sempre nelle condizioni di avere due o tre possibilità di scarico, di passaggio, perché questo poi ti dà certezza, ti dà sicurezza e ti dà coraggio anche. È chiaro che se io ho i tre difensori, costantemente ho uno, due o tre giocatori che mi si abbassano sulla linea di difensori per andare a cercare palla e proporre, da qualche altra parte del campo siamo in meno e quindi non ci sono più proposte, così come quando hanno la palla gli attaccanti, se siamo negli ultimi 20-25 metri mi va bene che abbiano iniziativa e vadano e cerchino anche la soluzione personale, altrimenti che trovino lo scarico, l'appoggio per poi dare ancora proposte in avanti, perché chiaramente se tutti vengono con la palla al piede e cercano poi anche negli attaccanti di trovare il giocatore, è chiaro che io quando ho un attaccante con palla al piede perdo una proposta in avanti, quindi preferisco che l'attaccante si appoggi per poi dare ancora la soluzione al centrocampista o all'esterno che sale. Questo è un tipo di atteggiamento che ho visto che in alcuni è un po' più pronunciato e che dobbiamo cercare di migliorare, di crescere. Del Bologna le fa più paura, che ne so, l'esperienza di Vivaio o la gioventù e la freschezza, la voglia di qualche giovane che ha voglia di mettersi anche in mostra? Ma tutte e due le cose, tutte e due le cose. È chiaro che Bologna ha una situazione di classifica che è più indietro della nostra, quindi hanno grande voglia, grande determinazione, grande volontà di scalare in fretta questa classifica, così come altrettanto noi. Quindi sarà bello misurarsi in questo senso. È una squadra che sta indubbiamente crescendo, una squadra che sta dimostrando di migliorare strada facendo, ma questo è un po', credo, un obiettivo che tutti quanti noi abbiamo. Io sono qui da pochi giorni e è chiaro che la mia idea è quella di riuscire a progredire e di salire step by step, no? In gradino ogni giorno e avere sempre questo tipo di atteggiamento, di non accontentarsi mai, ma di sapere che ci sono sempre dei margini. E credo che questo lo faccia un po' tutti.